ricordarsi di non farsi la barba con la macchinetta dei cinesi. Punto! Vi chiederei di non fare caso a questa mia piccola disavventura che ho avuto oggi con la macchinetta per farmi la barba e quindi parlerò un po' come un handicappato, ma voi non ci farete caso, ragazzi. Bentornati, ragazzi, in un video di quelli della scuola, proprio quelli che vi piacciono tanto. Oggi ho preso in considerazione un consiglio che mi avete dato in uno degli ultimi video in cui mi dicevate di andare a cercare le note più belle e di portarle su YouTube, cosa che ovviamente non avrà mai fatto nessuno su YouTube Italia, ma a me non me ne frega un cazzo perché le idee non le vado a prendere dagli altri YouTuber italiani, ma da quello che mi scrivete voi. E quindi fanculo i pregiudizi, iniziamo subito, ci ho scritto sul telefono, registro lo schermo e parto da qua perché non vorrei farvi vedere che genere di pubblicità ci offre questo sito bellissimo, quindi facciamo finta di niente. Purtroppo ho cercato il modo di togliere quell'inserzione bruttissima in cui fa vedere le unghie spappolate, non ci sono riuscito. Ed ecco qua la classifica delle migliori note che sta spopolando in rete. Numero 1, l'alunno SC lascia l'aula prima dell'orario d'uscita dopo aver fotografato la lavagna con il cellulare sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa sua. A scuola da me non sarebbe successo niente, cioè nel senso non ci vedo nulla di strano. L'alunno A, assente dall'aula alle ore 12:03, rientra in classe alle 12:57 con un nuovo taglio di capelli. Questa nota mi ricorda un avvenimento che è successo alle medie, tanti tanti anni fa, in cui praticamente c'era questo mio compagno. Avete presente quei tatuaggi finti che stavano sui pezzi di carta, tipo sui fogli di carta che ti facevano anche gli Vucumpra in spiaggia? Che ti attaccavi per esempio, non so, sul braccio dove volevi te, stavi lì, sfregavi, poi ci davi con l'acqua, poi sfregavi nuovo eccetera, dopo non so quanto tempo si attaccavano. Lui l'aveva fatto sulla guancia e non è durato molto. Tornato in classe, sgamato, nota. Sfigato. Gli alunni M, P e D, A, dopo aver rubato diversi gessetti della lavagna di classe, simulano durante la lezione d'uso distostante. Vabbè ragazzi, ma chi cazzo non l'ha fatto? Chi cazzo non l'ha fatto? Io mi ricordo fin dalla prima superiore, io e mio amico rubavamo un sacco di gessetti e tutti i giorni ci mettevamo lì a sgranularli tutti e metterli dentro un contenitore. Alla fine dell'anno abbiamo fatto una bottiglia intera di polvere di gesso, che dopo rovesciavamo negli zaini dei compagni. La classe non mostra rispetto per l'illustre filosofo Pomponazzi e ne altre al nome in modo scelto. Pomponazzi, hashtag Pomponazzi nei commenti, ragazzi. Vi prego, voglio vedere hashtag Pomponazzi nei commenti. Vi prego, Pomponazzi, cioè, epico. L'alunno M, dopo la consegna del pagellino da far firmare ai genitori, consegna il pagellino firmato 2 minuti dopo. Sospetto che la firma non sia autentica. Spero non l'abbia scritta seriamente una nota del genere, cioè, penso che sia una cosa abbastanza autistica. Il crocefisso dell'aula è stato rovinato. Cazzo, è il prof di religione ortodosso questo? Crocefisso stato rovinato! Fare qualcosa! Il Cristo ora porta la maglia della nazionale. Oh! Cazzo, più patriota di così cosa volete dalla vita? L'alunno A durante l'intervallo intrattiene dalla finestra dell'aula gli alunni dell'istituto imitando Benito Mussolini. Hanno sgamato! Hanno scoperto tutto! Oh mio Dio, devo nascondermi, mi hanno scoperto, ormai via! Dopo aver fatto scena muta durante l'interrogazione di geografia astronomica, ma che cazzo di materia è? Vi chiede di avvalersi dell'aiuto del pubblico. C'è bisogno di mettere una nota per una cosa del genere? Permalosini sti professori, eh? Cioè, sarò abituato io al disagio, che la mia scuola è il disagio totale, però... nel senso, metto nota perché uno scherzando chiede l'aiuto del pubblico. Fatemi una vita, ma scopate per favore. L'alunno MG al termine della ricreazione sale sul bancone adiacente la cattedra e dopo aver gridato onda energetica con tante A proprio, cioè nel senso preciso, emette un rutto notevole che incita la classe al delirio collettivo. Ma come cazzo scrivi? Delirio collettivo, gne. Dobbiamo fargli una statua anziché una nota. Facendo l'appello e notando l'assenza dell'alunno S, mi viene detto dall'alunno C di non preoccuparmi. Quest'ultimo estrae il portafoglio, lo apre e simulando di parlare ad una terza persona urla: Scotti, teletrasporto! Con fragorosi effetti sonori fatti dalla bocca, l'alunno S fuoriesce dall'armadio. L'alunno LP durante l'ora di educazione fisica insegue le compagne di classe sventolando in aria lo scopino del water. Minchia. Stavo già pensando qualcos'altro. L'alunna LP, sempre lui, durante la lezione di educazione fisica, sempre lei, usa la pertica come simbolo fallico. Si espelle dall'aula l'alunna M. Si espelle, cazzo è il problema di matematica, si espelle. Ilaria, perché ha ossessivamente offeso la compagna Sabati
E vabbè, ci mettono anche il nome qua. Vabbè, Domenica ti saluta Fieric e tutti i suoi fan, chiamandola Weekend. Ah, perché si chiamava Sabatino Domenica. Minchia, che offesa, ragazzi, cioè. Madonna, ossessivamente offesa proprio. La Luna BR fa sfoggio della sua biancheria intima lanciandola sul registro del professore. Cosa? Che problemi hai? La classe, nonostante continui richiami dal professore, continua imperterrita durante l'ora di CTA, che cazzo di materia è, a emanare flatulenze senza che i colpevoli si dichiarino, e l'aria ormai è resa irrespirabile da tali esalazioni. Gli alunni MP incendiano volontariamente le porte dei bagni femminili per costringere le ragazze ad utilizzare il bagno maschile. Eh no, meglio che non dico niente. L'insegnante di latino. L'alunno è entrato in aula dopo essere stato per 20 minuti al bagno, aprendo la porta con un calcio, ha fatto una capriola e ha puntato un'immaginaria pistola verso l'insegnante dicendo: ti dichiaro in arresto, nonnina. Ma io, piuttosto che mettere nota a questa gente qua, li farei visitare, perché secondo me hanno veramente dei problemi mentali, non so, qualche malattia. Autismo, per esempio? L'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo: credevo fosse domenica. Ok, gli metti una nota? Ma che senso ha? La giustificazione gliel'ha data. Cioè, è sicuramente più sincero di quelli che scrivono: motivi familiari. Si è rotto l'autobus. La visita. TL e B chiudono in bagno una loro compagna perché ritenuta da loro cesso. Non dovrei ridere agli atti di bullismo, però rido come un handicappato per colpa di sto cerotto del cazzo. Gli alunni B e B durante l'ora di italiano compiono irrispettosi esperimenti di balistica usando proiettili di carta e saliva stoppini contro il ritratto dell'onorevole presidente della Repubblica Ciampi. Si giustificano dicendo di necessitare un bersaglio. L'alunno MB, sprovvisto di fazzoletti, si sente autorizzato a strappare una pagina della Divina Commedia per soffiarsi il naso. Magari era semplicemente il riassunto, magari una pagina bianca, un commento. Perché prendersela? Qui non svolge i compiti alla domanda per quale motivo risponde: io c'ho una vita da vivere. Tipo quello che rispondiamo sempre a noi, quindi non ci vedo nulla di strano. Liceo scientifico Copernico di Brescia. Gli alunni B e N simulano un omicidio in classe. Il primo si steso a terra. Il secondo disegna la sagoma. Vabbè, magari è un esperimento. Io, allora, so che vivo in una scuola che è il disagio. Pacinotti di Bologna è un po' una discarica di disagio, però, cioè, nel senso, sono anche cose futili, motivi futili per mettere delle note. L'alunno M ha fatto l'ennesima scena muta dicendo che risponderà solo in presenza del suo avvocato. Vabbè, ma queste sono proprio, secondo me queste cose qua arrivano dai licei, ok? Perché agli istituti i professori sono abituati, non gli frega un cazzo di come gli rispondi, ti mettono due e basta. Ai licei invece se la prendono, ai licei proprio della serie: perché vieni a fare il liceo se sei uno sfigato che non studi? Vedi, cazzo, quanto è bella la vita da istituto tecnico. Viva l'ITIS! Viva l'ITIS! Ora di religione. Si segnala mancanza del crocifisso, occultato dalla classe, al suo posto cartello recante le parole: torno subito. L'alunno M, egiziano NDR, continua a ripetere la parola ano, poiché R l'ha convinto che significhi dito. Cioè, ma per quale motivo tu dovresti ripetere dito in continuazione? Non capisco. Ed eccoci all'ultima nota di questo post. Gli alunni P e A alle ore 10:25 escono dall'armadio. Allora, io non capisco esattamente in che cazzo di scuole vivete, ma vi assicuro che da noi non è così. Con questo video promuovo l'ITIS, e non l'ISIS, attenzione a non confondere. Viva gli istituti, abbasso i licei, e scrivetemi nei commenti le vostre note, magari se ce ne saranno abbastanza, cercherò di farci un video. E con questo vi saluto, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi e di seguirmi su Instagram, che è veramente importante, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella!